Ok, ci proviamo. Ok, buone speranze, dai. Proviamo a fare questo altro giro e benvenuti in Go Italia. Continuiamo la carriera. Sigla. Allora, dovrebbe essere tutto a posto. Se regge la connessione, riproviamo. Finalmente la carriera col volante e la camera di questo bellissimo G29 con dei difettoni, però diciamo sta piacendo abbastanza, insomma, tutto sommato, insomma, il grip ci sta, insomma, è comunque piacevole, insomma, usarlo, quindi dai, andiamo. Anche le cuffie. Il cavo c'era, solo che avevo fatto un cable management troppo buono. Qui era scomparso sotto il PC. Siamo persi niente, perché alla fine niente affatto, quindi la live precedente la annullerò. Potenziamenti sono rimasti. Scusate. Con green screen, va di fatto il setup con l'angolazione. Attenzione, ma strano, perché la live precedente non c'erano problemi. Non capisco perché adesso sì. Non ne vedo il motivo, sinceramente. L'avevo spostato di angolazione. Poi andavano fatte tutta una serie di prove. Questo verde che mi sovrasta. Difficile e troppo facile, mentre invece è esperto, diciamo, dobbiamo migliorare in esperto che in difficile una passeggiata. Ultimo giro personale 1-8-0.
Ammetto che non sono molto esperto col volante, ho sempre usato il pad, ce l'avevo, ma come vi dicevo non avevo lo spazio. Il tuo tempo nell'ultimo giro è stato di 1.50,3. Credo che il bascolamento della sedia la posso risolvere mettendo un tappeto sotto, che sul marmo diciamo la sedia comunque tende a spostarsi. Oh, attenzione. Grischi non ho mai fatto questo effetto, veramente è una cosa strana. Ok, poi. Due giri rimasti. Peccato che il LED sopra non si illumina, peccato, ma vedo su internet se qualcuno, magari una mod con qualcosa è riuscito ad attivarlo, ma comunque non credo, che penso che sia una cosa del gioco. Giro, mantieni la posizione fino alla fine. È difficile, non possiamo perdere, dai, sarebbe veramente una vergogna. Sistemiamo un attimo gli screen. Vediamo come. Ok, dall'angolo, dall'angolo. Un po' l'angolo. Sì, è l'angolo, attenzione. L'angolo della luce. Strano, perché la sessione precedente non mi ha dato problemi, ma manco uno, proprio era perfetto. Ma si è incazzato proprio. Il problema è che non posso mai far mettere in pausa, questo è un problema di sto gioco, un'edizione. Mi devo alzare fisicamente, devo cambiare l'angolo della luce che sta di fronte.
E gli avversari loro sono più stupidi. E questa è la differenza, sinceramente. Beh, vedi. Dici niente. Beh, ottimo, ottimo training comunque. Mi darà il tempo di abituarmi al volante. Connessione stabilissima, era un problema il router. Avrei dovuto pensarci prima che... Comunque... Okay. Il video lo pubblico dopo su YouTube perché... è ridicolo, insomma, perché spesso manca la corrente qui. E la fibra ottica ce la sogniamo, e l'estate si allagano, veramente un disastro. Il tempo sull'ultimo giro è di 2.9.0. Attenzione. Quella lira è fantastica. È fantastica. Riscaldata il gas come mai ho fatto prima in una simulazione. Poi chi guarda questo video su YouTube poi troverete il video dell'editing dell'unboxing e del montaggio del volante con placeholder, anche placeholder in realtà. Sì, sto prendendo confidenza, se lasci il volante ritorna, quindi come nell'automobile normale, per cui sto facendo quello che farei alla guida dell'autovettura. Beh, non proprio così perché ho la macchina. Se mi dà il tempo di alzarmi, io non credo. Certo, però basta che non faccio prosegui. Sistemiamo un attimo la colazione del green screen. Della luce, anzi. In realtà tutto questo spazio non mi serve in realtà. Okay.
arriva fino praticamente, cioè è uno spazio inutile, quindi diciamo va fatta la configurazione anche su OBS per quanto riguarda questa roba. Attenzione, questa qua si parte. Il tempo manco di mettermi le cuffie, lasci tua, non ci vediamo lo stesso. Senza le cuffie sto apprezzando i rumori che fa la pedana. Secondo giro, continua a mantenere il ritmo. Volante silenzioso. Mancanza di cinghie, insomma, si sente. Da un lato dico che è piacevole, insomma. Quello quando ho girato. Calma, stai esagerando con le spinte. Fa oggettivamente così, no? Si sentirà. Vedremo su PlayStation. Ultimo giro di 45, 0,2. Malino. Comunque non è una modalità più easy, comunque è difficile, comunque ci sta pure. Però se non faccio dove è una modalità difficile, insomma, una passeggiata. Giro di 46, 0,3. Giro è stato di 45, 0,7. Ok, l'ultimo giro è stato di 47, 0,7. Vado a guardare un po'.
Ok, dai, terzo, meglio di niente. In top 3 comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo. Beh, se appena finisce la sessione si sta un po'. Ma lo tolgo proprio, magari la camera frontale, questo. Questo era il turno 3 di 3, quindi praticamente. Ah, la faccio molto più corta adesso, insomma, accorcio un po' la camera. Ok, perfetto. Perfetto, mettiamo un attimo in pausa. Ok. Ok, allora andiamo un po' a destra in alto, quindi tagliamo un po'. Dovrebbe essere ok. Sì, mi sembra molto meglio. Adesso vedete. Comunque, ha voglia. Ah no, forse si deve tagliare anche qua. Sì. Si taglia anche un po' qui. Esatto. Sì, sì. Assolutamente va bene così. Vediamo un po' il risultato. Perfetto. Come sempre, perfetto. Delle pareti un po' più forti. Insomma, non si sta male questa roba, però. Diciamo. Ok, cerco sempre il pad, subito a prendere il pad in mano. Ok, continuiamo la carriera, sempre su, finiamo il touring. Ok.
Mi verrebbe voglia di sbloccare questa in realtà. Ma sì, la voglio sbloccare un po', perché se non ci gioco mai, non la sbloccherò mai. Vediamo un po' come va. Ricordiamo che le auto, insomma, si sbloccano, o meglio, potenzialmente si sbloccano usandole. Volante esteticamente comunque mi fa impazzire. Vabbè, diciamo, dai. Tipo la prima impressione, ma mi sono lamentato un po' perché sinceramente aspettavo molto meglio. Vabbè, ho preso io anche troppo, signor, probabilmente comunque. Ok, dai, partiamo? Partiamo no, dai. No, non partiamo? Non si parte? Non so che sta a fa, sinceramente. Sembra che carica, carica, però. Ok, dai. Andiamo sul assetto. Ok, applica. Vai. Suzuka. Quindi dobbiamo aspettare un attimo sta roba. Aspettare. Ok, dai, ci siamo. Via. Quando freno la maledetta sedia va indietro, i mortacci. La pedaliera non si muove, l'ho bloccata in maniera divina. Penso che qua stiamo giocando per il tempo e dobbiamo cercare di uscire fuori pista, credo, se ho capito bene o no, boh. Sì, penso di sì. Stiamo andando a tempo. Vabbè, però sei un figlio di. Ok, l'abbiamo. Staccata, l'abbiamo fatto male. Attenzione qui, attenzione qui. No, no. Ma, maledizione. Lo sapevo. Anche qui.
Non ci siamo. Molto stancante comunque il volante, molto stancante, bisogna farsi un po' le ossa. Vabbè, ho alzato, ma ho alzato l'acceleratore, ma non è bastato. Stiamo vedendo le vesciche, ragazzi, comunque devo mettermi i guanti, se riesco a trovare i guanti della moto di pelle, però non lo so a che parte, penso di sì. Di fare un giro pulito, no matter what, dai, ok. Allora ci abbiamo sto figlio, buona donna dietro. Ok, stavolta non siamo usciti. Tagliamo un po', solo poco. Attenzione qui. Attacchiamo bene. Vediamo se ce la facciamo, vediamo se ce la facciamo. Pure mi sembrava che non era così male, però stiamo pure peggiorando, porca miseria. Siamo andati sempre bene fino adesso. Però non siamo usciti, non siamo usciti. Ma non stiamo andando bene. Vabbè, ciao. Niente. Ah, è finita, è finita. Capito però. Che bastardo. Fanciulo. Diavolo. Come è drift, andiamo male, eh? Drift è proprio, non dico proprio, drift è proprio, lasciamo sta. Ho capito. Lo so. Pessima figura. Brutto.
veramente brutto. Non so, magari diminuiamola. Eh sì. Per forza. Sì. Io ho medio. No. Sto duri che stasera non lo finiamo, eh. Non lo finiamo per niente. Ah, ma in realtà però stavo partecipando con questa. Ah, aspetta. Vabbè, perché non avevo i potenziamenti. Eppure se li voglio mettere, vediamo un attimo. Ok, proviamo così. Anche l'assetto era sbagliato, però c'è sta parte pallosa. Ok, dai, ci siamo, concentriamoci, via. Vabbè, mi ho fatto la cacchiata, sì, un po', non è proprio il massimo così, con il volante, però volevo provare anche questa visuale, sì, da ammirare la nostra Audi. Questo giro non è valido, quindi... L'avrai sicuramente indispettito. Un pochino sì. Sì, è un po' più facile per assurdo invece. Come non detto. Vabbè, perché non mi sono reso conto, vabbè.
rimettere la visuale sul volante, vediamo un attimo. Vorrei fare un giro fatto bene, sinceramente. Non adesso però, comunque ci prepariamo per... Ecco, adesso, via. Pena, che dolcemente. Ok, controlliamo, vediamo. Vai, 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 vai. Quanto possiamo spingere, è tanto ancora, ma che non prendo confidenza col volante. Vedete, quindi ha fatto la differenza. Vabbè, però non mi piace, voglio giocarlo almeno difficile. Ah, non ce l'ha. Ah, ok, non ce l'ha dato la penalità. Bene, ottimo. Vedete se riesco a migliorare il tempo, ma no, vabbè, ciao. Te saluto, amigos. Peccato, vabbè. Posso fare anche 1,20 sicuro, tranquillo, tranquillamente 1,20 senza problemi. Sì. Vediamo se riesco a fare 1,20. Lì ho sbagliato, pesa proprio male. Se mi sbaglio, non mi dici quando ho fatto, non me lo dice più. Mi sembra che era 1,21, però vabbè, comunque.
Ok, voglio finire il touring, poi ci salutiamo. Ok, giusto un'oretta, va bene così. Un'oretta va benissimo. Grande, quasi, quasi, quasi. Che è successo? Mi è staccato qualcosa? Non ho idea che cosa. Ok, vediamo un po'. Ah, che cosa ci manca? Sblocca potenziamento livello 2 per i veicoli Clio K. Ok, ma mi sembra che... Vediamo un attimo, No, mancano qua. Pochi chilometri di mortacci. Quindi dobbiamo rifare un evento, per forza. Questa è un po' la deficienza di sto gioco. Vabbè, quindi... Seleziona il veicolo. Ok, posto. Assetto. Va bene così. 1-0, vai. Dimenticato di metterlo difficile. Comunque, vabbè. Quando dobbiamo fare solo questi chilometri che mancano per sbloccare il livello 2, però assolutamente la vedo una stupidaggine che ci costringe a rifare gare che abbiamo già vinto. Altro 5 giri. Mortacci. Il tuo ultimo giro è di 59 0,4. Però la stiamo rifacendo col volante, per cui ci sta. Sarebbe utile mettere anche una camera alla pedaliera, sinceramente, specialmente se magari domani useremo il cambio. Non vedo l'ora di prenderlo, ma per il momento sto mese va bene così. Quando lo troviamo. Giro è stato di 51 0,8. Sbagliato, botta. Ok, tempo ultimo giro, 51 0,9.
Comunque posso dire che è proprio una figata col volante, assolutamente, con tutti i difetti che ha, ma va bene così, non fa niente. Diciamo che mi sto abituando a quella zona morta, mi dà un po' fastidio, però vabbè. E poi sarebbe questa qua, praticamente, quando state al centro, diciamo, un po' di gioco, però ovviamente magari in camera non è che si capisce. Ok, il tempo dell'ultimo giro è stato di 53,0,1. Dai che abbiamo finito pure questi giri. Lo rimettiamo subito a difficile e cerchiamo di finire questa parte della carriera. Sperando che abbiamo sbloccato il secondo livello, vediamo un attimo. Andiamo veloce. Abbiamo per forza aspettato questi secondi, che senso c'ha se era uno di uno? Ogni tanto colpisco la... Ok, dai. Abbiamo detto che lo mettevamo difficile. E così facciamo. Un attimo. Allora, facciamo così. Esatto. Poi, no, quindi, ok. Poi andiamo indietro. Applica. Poi torniamo qui. Difficoltà, saliamo. Perché non me la fai? Ah, non me la fai selezionare? Perché siamo. Ah, vabbè. Ok, non fa niente, dai. Ho capito. Aspetta, dai. Beh, mo' è rotto. Mo' c'hai rotto. Vabbè. Ok. Andiamo su opzione. Gioco. Ok. Applica. Ha dei difettini. Difetti, maledetto. Andiamo su carriera. Torniamo. Andiamo su touring. E qua è ancora bloccato. Dobbiamo per forza arrivare al secondo livello della vettura. Proviamo a vedere se si sblocca. No, ma che mancano sempre quei chilometri, quindi dobbiamo finire tutta la sessione. Che palle mostruose. Facciamo il primo evento magari. Vediamo un attimo. E se ne sono due in realtà. Turno 1, turno 2. Siamo al turno 1. Per forza. C'è un altro modo. No, signor.
3, 2, 1. È difficile, insomma, è più gradevole anche il comportamento degli avversari, o sgradevole, ecco, è più sgradevole, più che altro, è più aggressivi. Siamo. Siamo già ottavi. Sei a metà del gruppo al secondo giro. Ok. Cos'è Washington? Non vado ancora più. Addio. Vai. Beh. Tanto l'abbiamo già vinta, però dobbiamo comunque sbloccare. Allora, il tempo dell'ultimo giro è stato di 51,0,8. Pessimo errore, ma ok, ci sta. Piglio. Vabbè, pure colpa nostra che abbiamo. Ci siamo allargati troppo. Vai, impegniamoci. Attenzione. Ci siamo. Ultimo giro personale, 52,0,9. Ma si tratta un po' di migliorare un po'. Ok, i tempi. Ecco qui. Va a destra, gomito. Vai. Rettilineo. Va a destra. Il tuo tempo nell'ultimo giro è stato di 50,0,3. Ok. Curva a destra. Staccata. No, non di tanto. In realtà, ok, vabbè, prendo pure troppo. Destra, sinistra, taglio, ok, taglio, destra, ok, ancora destra, ok, rettilineo, fine. Bene.
Ok, perfetto. Era quello che volevamo. Era quello che esattamente volevamo. Dobbiamo aspettare. Andiamo sul su no, questo lo devo posare assolutamente che lo fastidio. Ok, andiamo su. No, ma perché fa così? Non sto capendo sinceramente dove sbaglio. Forse il pedale lui lo trova. Ah, ok, quindi sia le levette sia il pedale. Ok. Vabbè, diciamo di sì. Ma mi dovrebbe dare la possibilità. Esatto, era quello che cercavo. Ok, livello 3 non l'abbiamo sbloccato, ma non fa niente. Perfetto, adesso possiamo. Avversari potenziati, e manca solo avversari potenziati, tutto il resto l'abbiamo finito. Ok, così finiamo il Turing e poi ci salutiamo. Vai. No, in realtà non dovevamo staccare. Perché ho staccato? Vabbè, ho visto i 50. Mi è venuto spontaneo. Vabbè. Sei al secondo giro, mantieni la posizione. Ok, liscio come l'olio, vai. Rettilineo. E poi abbiamo... Il tempo sull'ultimo curva. Giro è di 52, 0,9. Un
comunque è molto meno stancante sto volante. Alla fine, forse per assurdo, lo sto preferendo di più, anche se quell'altro, ripeto, veramente l'ho usato poco. L'altro lo usavo prima delle live, proprio perché in live non avevo spazio per usarlo. Diciamo, su un'altra, addirittura mi sembra un altro appartamento, comunque era un'altra postazione, insomma, 55, anni fa. 0,2. Probabilmente su un altro tavolo, sì, vabbè, comunque non avevo manco questo play qualcosa. E mi ricordo che era faticoso, molto faticoso. Questo invece con il force feedback, diciamo, è appena sufficiente, insomma, diciamo, sicuramente molto più così light, ecco, una versione light del T150, una pedaliera però fantastica, assolutamente una pedaliera fantastica, assolutamente, per cui niente da dire. Bene, ultimo giro di 55 0. Anche qui. Comunque devo usare molto di più. Ho pure un po' stanchino, come disse Forrest Gump, vai. Vai bello, vai sempre. Rettilineo e fine. Devo provarlo con forza 5. Assolutamente. Domani lo provo, forza 5. Che tra l'altro ho interrotto la serie. Troppi giochi, porca miseria. Ok. Bene. Tutto sommato promosso nel complesso, diciamo, ho dato un 4, però ho detto che con la pedaliera buona, insomma, veramente, insomma, la sufficienza se la merita appieno anche un 7, dai. Anche perché proprio il fatto che sia leggero non mi ha fatto sentire, diciamo, però con i guanti, con la giusto, come dire, con il giusto assetto, diciamo, perde molto. Però un uso così un po' più light, ripeto, insomma, va bene. Un uso prolungato, questo qua va bene, ma un uso intenso, quello, insomma, dopo 4 gare, insomma, dovete fare una pausa, secondo me, poi. Vabbè ragazzi, niente, mi sa che ok, il touring l'abbiamo fatto, i GT ci aspettano le altre gare alla prossima live. Grazie per la visione e mi raccomando, seguitemi anche su YouTube e Twitch. Ciao e alla prossima. Ciao.